il tempo è brutto, ma si sapeva, le previsioni non sono state smentite, quindi la prima partita scenderà in campo il Pordenone con la Spal e nell'altro girone giocherà la squadra del Reggio Audace contro il Bologna, quindi in pratica sono derby che si giocano in questo torneo Gran Amica Cup. Noi abbiamo il piacere per la prima volta mandarvi questo torneo sul nostro canale, non avevamo avuto occasioni in passato, anche se uno dei tornei per classe 2005, quindi sono giovanissime regionali e quindi squadre che si sono già affrontate anche in campionato, se non sbaglio. Allora le squadre di questo girone sono il Pordenone, la Spal, il Sassuolo e il Parma. Nell'altro girone Reggio Audace, Bologna, Gran Amica e Venezia. Forse Gran Amica e Venezia sono le due squadre che noi non conosciamo, ma che avremo modo e occasione di vedere. Perché giocheranno subito la partita dopo di questa. Quindi oggi ci sono quattro partite, dopo ci sarà Sassuolo Parma, poi Spal Sassuolo, poi Pordenone Parma. Quindi il torneo, diciamo, noi li chiamiamo. Signori e signori, benvenuti al torneo Gran Amica Cup qui al campo comunale Soverini di Minervio. Affronteranno tra pochi minuti il Pordenone e la Spal. Ricordo che sarà fatto un minuto di raccoglimento per la scomparsa del presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Ricordo brevemente il programma della giornata, che vede qua nel Minervio il girone B composto da Sassuolo, Spal, Parma e Pordenone, mentre in contemporanea al campo di Granarolo si giocherà il girone A tra Bologna, Venezia, Gran Amica e Reggio Audace. Al termine di questa partita Pordenone Spal ci sarà Sassuolo Parma, poi a seguire ancora Spal Sassuolo e Pordenone Parma. Domani mattina ci sarà Parma, Spal e Pordenone Sassuolo. Adesso lascio la parola al nostro mitico speaker Andrea Bartolini, che annuncerà le formazioni al termine del minuto di raccoglimento.
condizioni meteo. Le informazioni delle due squadre. Pordenone, maglia nero-verde. 1, Scripro. 3, Rubi. 4, Biscotti. 5, Cogusto Pietro. 6, Mazet. 7, Cobrici. 8, Netto. 9, Secri. 10, Dama. 11, Comuzzo Francesco. 15, Gallo. A disposizione dell'allenatore Geremia, con 12, Catto. 2, Venier. 13, Canacu. 14, Giacchina. 16, Bacher. 17, Darku. 18, Liberati. Spal, maglia bianco-blu. 1, Martelli. 2, Terza. 3, Nappi. 4, Pisan. 5, Scartoni. 6, D'Achille. 7, Cabre. 8, D'Agata. 9, Molinari. 10, Anton Ciuc. E 11, Zeme. A disposizione dell'allenatore Rossi, con 12, Romagnoli. Con 13, Novi. Guerra, 14. 15, Manetti. 16, Previa. 17, Cavani. 18, Bandiera. 19, Capotti. 20, Allegrucci. Dirige la gara il signor Maddaloni della sessione di Bologna. Buon divertimento a tutti. Guarda Spal! Diciamo subito che il campo è in erba naturale come piace a noi, dove ha tenuto bene il campo, anche perché le previsioni erano più catastrofiche di quello che sono. Qua adesso non sta piovendo, quindi il campo è ancora in ottime condizioni. Ricordo che pur essendo un campionato regionale c'è una differenza, anche se il Pordenone ha conquistato la promozione in Serie B, però le squadre quest'anno giocavano nella Serie C, nei campionati giovanili di Serie C, a differenza della Spal. Anche se è un campionato regionale, come ho detto prima, però c'è questa differenza nel settore giovanile, che le squadre di A e B giocano un campionato nazionale A e B, invece le squadre di Serie C giocano un campionato di Serie C. In campionato non si sarebbero affrontate comunque, anche se il Pordenone, chiaro, è una squadra che nel settore giovanile, reduce dallo scudetto Under 17 dell'anno scorso, l'Under 15 è stata eliminata nel primo turno del playoff contro il Piacenza 2-0 in casa e un 4-0 a Piacenza, quindi un po' però il Pordenone è sempre un settore giovanile che fa un grande lavoro soprattutto con le squadre. Abbiamo l'occasione quindi di vedere per la prima volta il 2005 del Pordenone contro un test impegnativo come avversario, appunto la Spal, che anche la Spal sta come settore giovanile. Ricordo che la Primavera 2 ha lottato fino alla fine con il Bologna, poi c'è questo bel tiro da lunga distanza centrale, ma il portiere deve compiere un buon intervento e deviare il pallone sopra la traversa, era leggermente spostato due passi in avanti, ha dovuto inarcarsi all'indietro. Dopo 4 minuti la Spal a concludere in porta con un bel tiro dalla lunga distanza, 0-0, due tempi da 25 minuti.
secondo calcio d'angolo consecutivo per la Spagna. Dai! E adesso. Bravo! È in avanti. Adesso recupera il pallone il portiere con le mani. Quindi calcerà con i piedi questo rinvio. Ancora un'uscita con i piedi del portiere del Pordenone fuori dalla sua area. Lo stesso 7, dai, forza! Vede un'irregolarità nel gioco di un giocatore della Spagna, concede una punizione Pordenone che adesso calcia male questa punizione, che cerca di cambiare il gioco con il destro, non è preciso il lancio, l'apertura. Esterno che doveva essere chiamato al suggerimento, anche se l'idea era buona, non l'esecuzione, troppo profondità. Disturba anche la traiettoria del pallone, ovviamente taglia trasversalmente, quindi non è né a vantaggio né a sfavore delle squadre. Adesso c'è questa parte in posizione regolare, era una buona occasione per lanciarlo verso la porta, forse il suggerimento è stato un po' troppo arretrato, è meglio lanciarlo più in profondità. Comunque si perde questa azione, gioca molto fuori dalla sua area il portiere del Pordenone. Siamo 9 minuti di gioco, 0-0, però adesso pochi istanti fa c'è stata una buona occasione, una buona azione offensiva di Pordenone, è mancato nell'ultimo passaggio. Dai Nico! Aveva tutto il campo per lanciarsi verso la porta.
però suggerimenti. Bravo, bello, dai! Sicuramente efficace come doveva essere. Adesso calcia male il portiere della SPAL, calcia addosso al suo difensore. Bravo, con il portiere. Piede. Da solo, numero 7, evita il suo avversario con una bella finta, lascia scorrere la palla, guadagna campo, viene chiuso in seconda battuta dal difensore, e porta in una rimessa con le mani per la spalla. Sempre la spalla, sempre sulla destra, dialoga stretto, 2, 10, 7, poi bravo, cerca di... Dai, ecco. Buona prestazione della SPAL, tutta di una combinazione fra 3 o 4 giocatori dentro l'area, un passaggio però finale a smarcare il giocatore dentro l'area non ha successo, quindi recupera il pallone il portiere. Voluta, cercata verso la porta, ma anche se forte, è piazzato bene il portiere del Pordenone, blocca, impresa, però meritati gli applausi della tribuna per questa conclusione della SPAL, una SPAL che partita che sempre sullo 0-0, una partita piacevole. Possesso di palla, finisce in fallo laterale, non riesce un facile controllo il numero 2 della SPAL. Siamo nella metà campo della SPAL. Adesso viene attaccato irregolarmente il numero 4 del Pordenone, da dietro del numero 10 della SPAL. Fischia l'arbitro, punizione per il Pordenone, siamo al 13° minuto di gioco, 0-0 qua a Bologna. Per questo torneo Gran Amica Cup, prima partita, si gioca su due campi. Campo vicino sta giocando Reggio Audaci. Adesso il vento diventa sempre più forte. Thank you.
vai! Bravo! Bravo! Non riesce a evitare di tenere il pallone in campo, il pallone che esce, alza il guardalinee e la bandierina si riprenderà con una rimessa laterale per il Pordenone. Deve uscire tutto il pallone. Chiaro che... Ciao Rico! Sta piovendo forte, non è il vento, ma è la pioggia. Attenti che sta. Dai, riparte in contropiede il Pordenone, passaggio in avanti sulla destra. Troppo lungo, non riesce ad arrivarci. Una nota a noi importante che siamo al coperto, quindi a differenza di tanti campi, delle giovanili, soprattutto delle fasce più basse, abbiamo 15, è difficile trovare una tribuna con la copertura. Sulla destra viene chiuso in calcio d'angolo dalla difesa della spalla, il Pordenone si è inserito bene, il giocatore in aria, molto attenta alla difesa della spalla che si rifugia in calcio d'angolo dalla destra, batte un mancino, pallone, adesso è il campo un po' che frena il pallone, vedete? Poi riparte in contropiede, siamo 2 contro 2, va in fuori gioco, non lo serve, giustamente tenta di andare via da solo, doveva aspettare, doveva stare in linea il numero 7, invece si è portato sicuramente più veloce, ma si è portato troppo in avanti e quindi non poteva raccogliere il suggerimento del compagno. E anche questi movimenti sono importanti proprio perché sei in parità numerica, 2 attaccanti, 2 difensori, e quindi bisogna sfruttare al meglio queste occasioni che si presentano. Viaggia ancora bene, però non ci sono punti dove solo qualche zona davanti in area e a centrocampo, qualche striscia dove c'è l'erba. Accelerazioni nella metà campo
della Spal, con la difesa un po' alta della Spal, ma riesce sempre a chiudere, anche se in fallo laterale, linea difensiva della Spal. 0-0, siamo al 20° minuto di gioco del primo tempo tra Pordenone e Spal, la gran amica Cup, torneo di Bologna, categoria 2005, categoria giovanissimi, annata 2005. Bello! Bravi! Ancora una bella conclusione da lunga distanza. Stavolta però non c'entra la porta, anche se il tiro era forte e insidioso. Pallone che finisce fuori dal terreno di gioco. Tenta queste conclusioni da lontano, la spalla. Dai ragazzi! Dai Nico! Dai! Della Spal davanti all'area del Pordenone, poi c'è una confusione però non indirizzata bene, la palla finisce altissima sulla traversa. Adesso c'è un tocco con le mani di un giocatore della Spal, vede l'arbitro, fischia la punizione per il Pordenone. Adesso arriva improvvisamente il pallone in area, non riesce ad agganciare il pallone, era il giocatore del Sassuolo, il numero 11. È stato un po' sorpreso da questa. Questo pallone che gli è sbucato improvvisamente, aveva le spalle girate al contrario, quindi era più avanti rispetto alla linea della palla. Cercava di raggiungere il fondo per mettere in mezzo poi il pallone. Se lo tocca troppo in profondità e poi il pallone finisce fuori. 0-0, 25 minuti.
ancora il numero 11 che non riesce a controllare un pallone ancora pericoloso che gli era. Quindi finisce il primo tempo 0-0, 25 minuti di gioco. Tempo e punteggio. Quando invece è risultato, si aggiorna l'automatico. Cioè, riesco ad aggiornare il tempo tramite il gioco. Però è una prova, diciamo, perché adesso praticamente ho guardato che è l'altra partita. Perché non si può fare così, e allora lui è partito prima e allora si vede solo quella giornata. Ci va su questa partita, però sì, però non online, su casa non veste, per... magari è importante che tu la scala. Comunque ci sono grandi società, dopo, i nostri sono tanti. Dopo gioca il Parma e io allora bisogna mandarla sul canale del Parma, che è questo. Ti interessa come no, quella dopo. Allora, a me interessa questo. Allora questo è sempre, a meno che non gioca con il Parma. Ma con il Parma gioca dopo. Dopo ecco, allora non è più quel canale, ma è il canale del Parma, che è questo. Quando sì. Gioca il Parma è qua. Perché magari la cerchi su quello lì. Diciamo che è della spazio. Se non va spingendo il trofeo caro. Per vedere una partita, praticamente loro li trasmettevano anche in streaming, però va bene, della qualità. Devo prendere un video su YouTube, sì. Non è mai €20 Qualcuno?
dopo davano. Ah. Loro avevano proprio questa intuizione di fare proprio questa. Arrivo, arrivo! Sì, sì, sì. Però ma è bello, io non ci sono mai stato, però è uno dei tornei più belli. Secondo me ci sei stato più? Ah, non sei andato. È ci vuole. Quell'aereo ci vuole una. Sì, ma col treno ci vuole. Qual è il tuo figlio? Numero 10. Sono anni 2005. Loro sono 2005. Insomma, a me hai la soddisfazione. Sì, sì, sì. Perché si impegna. Sì, esatto. Poi dopo... Tanto che quello che queste esatto, che già in una squadra che è valida, buona, quindi negli ultimi anni esatto, quelli bravi, sì sì, hai queste video che fanno più. Sì, sì, ma io... Cioè, se vuoi fare qualcosa devi avere... Perché loro... Ah, fai anche il video con Full HD. Sono partito così anche io. Perché tu molti campi. Molti campi. Cioè, se sei un genitore che lo fai, ma se vado io. Sì, sì. Devi, esatto, devi fare, devi chiedere delle autorizzazioni, devi chiedere una macchina. Sì, sì. Io le dicevo che comunque faceva un video anche da lontano. Sì, sì, sì. Però io sono uno che la partita europea la sento e ho visto che no, è un video... non puoi fare, esatto. Non puoi, tanti mi dicono, io guardo di là, no, tanti mi dicono era qua, io non sono qua, vedo quello spazietto lì, non sì, vedo, sì, sì, esatto. Hai capito? Niente, ci vediamo, ciao. Hanno aggiornato. Quindi il Bologna è sotto di un gol nell'altro campo. Qua 0-0 invece il risultato, si riprende il secondo tempo, 25 minuti. Bene la spalla, questa azione tipo rugby, tanti passaggi in orizzontale, però poi fino al giocatore più esterno che entra in area, però il passaggio di sinistro è debole, quindi allontana il pericolo, la difesa del Pordenone.
Fa un po' fatica con questo secondo tempo, questo inizio del secondo tempo, il Pordenone. A respingere un po' gli assalti, è partita bene la spalla. Perché adesso è il terreno insidioso. Adesso si scivola anche il portiere della spalla, è scivolato. Forza Spal! Adesso non riescono a chiudere il numero 7 che fa 30 metri, palla al piede, poi appoggia bene dentro l'area il numero 9, però viene chiuso, buona questa discesa, palla al piede del numero 7 che fa tanti metri col pallone al piede, tanti metri di campo col pallone al piede. Dai ragazzi, dai, ma dai, eccola. Adesso velocissimo il numero 7 del Pordenone, però compie un ottimo lavoro il numero 3 che prima chiude e poi dopo consegna il pallone agli avversari. Aveva chiuso molto bene questa progressione sulla sinistra in velocità. Scusa, fammi una ancora. Grazie. Entra!
tira, tira! Bravo! Quella dopo sul Parma, su YouTube, sì. Parma giovanile, Parma calcio giovanile contro il Tiziano Sacchetti. Sì? Ma se le sì, stanno finendo. Allora sì. Perché questa qua, Parma calcio giovanile, su YouTube. Invece questa è su Coach 6100. No, vabbè, non interessa. Ti interessa il Parma? Sì, allora devi guardare Parma calcio. Dai! Ce l'hai, no? Parma calcio. Sì. Metto sempre mi piace. Bravo, bravo. Bravo. È vero. No, è vero. Vai giù, è giusto, no? No, ti faccio vedere. Sì. Mi escludo già i primi. Sì. Cristo, mi metto sempre mi piace. Aspetta, ti faccio vedere. Vai dentro! Sì. Ti seguo sempre. Tira. Francesco con la messa. Perché questi non li conosco. Il 7, numero 7, con la messa. Grido fuori. Se non ti seguo più, Allora fammi avvisare al mio nome. Partita hanno vinto 3-1, no? Sassuolo. No, Parma. Ah, sì. Non c'era suo figlio? Dai, ragazza, dai! Perché certe volte metti giusto 57 volte, capito? Ah, sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Vai!
conosciuto. Dai! Finalmente ti ho conosciuto. E beh, ma abbiamo... Vai, ragazzi, vai! Infatti... Bravo! Infatti mi dicono che è lavoro. Perché dalla... Me ne sono accorto. Dalla voce, è vero? Sì, amici! Sempre più forte qua a Minerva. Speriamo che il campo tenga, ci sono altre tre partite. No, solo Parma Giovanni. Sì. Blocca adesso il risultato della Spagna con il numero 7 da calcio d'angolo, si inserisce bene di testa, da pochi passi schiaccia il pallone sull'angolo alla destra del, quindi al 41esimo cambia il risultato, Spal in vantaggio col numero 7 di testa che trafigge il portiere da pochi passi. Spal 1 Pordenone 0 al 41esimo minuto della partita, quindi a 9 minuti dalla fine, perché si giocano 50 minuti. Si porta in vantaggio con il numero 7, Iapre! Ah.
adesso è Pordenone che va vicinissimo al pareggio con questa carambola, il numero 9 che si che entra in scivolata sul difensore della SPAL che stava allontanando il pallone, stava spazzando il pallone dalla carambola. Ne esce un tiro pericoloso. Fa buona guardia però il portiere che si lancia sulla sinistra, il portiere della SPAL, e blocca il pallone. 1-0 adesso al 42esimo e la SPAL che sta e si è portato in vantaggio grazie al gol del numero 7 di testa del calcio d'angolo. Bravo! Bravi, dai, forza! Thank you.
al pareggio Pordenone, mancano 2 minuti e mezzo alla fine della partita, ma una grande occasione adesso, un bel cross dalla sinistra, non riesce a girare di testa il pallone in rete, il pallone che viene però toccato da un giocatore della SPAL, quindi ci sarà un calcio d'angolo dalla destra. E arriva il pareggio, 48esimo, un bel inserimento del difensore numero 5 che sceglie bene il tempo, tutto solo di testa in area, gira il pallone. Ancora il risultato di Nervio, pareggiato il Pordenone con il numero 5, Comuzzo Pietro! Con un bombo al più in campo che guardaline! Quindi 1-1, si riporta il risultato di parità, manca pochissimo. Quindi un ruggito del leone del Pordenone, che nell'azione precedente aveva portato una conclusione pericolosa verso la porta. Gioco, scadono adesso i tempi regolamentari, recupererà qualcosa là, il direttore di gara. Il risultato è 1-1, però vedete come si portano in avanti i difensori che hanno il 5, una statura importante. Stavolta il calcio d'angolo e ancora si trova un pallone tra i piedi, toccato improvvisamente da un colpo di testa in mischia, non riesce però a concludere da buonissima posizione, ma Pordenone che va vicinissimo a un incredibile gol vittoria. Ormai sono passati, è passato un minuto di recupero. Thank you.
Vai! E finisce dopo tre minuti di recupero la partita 1-1 risultato tra Pordenone e Spal. Adesso ci sarà subito